Salve ragazzi, sono io, Mr. Tai, che benvenuti a questa quinta puntata di Minecraft con Modpack Vaults. E ci eravamo lasciati all'esplorazione di quel piccolo buco, tra virgolette, miniera. Esplorazione, quindi dobbiamo andare a prendere i minerali che abbiamo lasciato. Ho sistemato il problema al microfono che avevo perché non me ne ero accorto, ho risentito i video e ho sentito un bruttissimo friggere, e quindi ho trovato l'impostazione che mi mancava, un filtro che mi mancava, e sono riuscito tranquillamente ad aggiustarlo. Intanto ho piantato l'albero e volevo rispondere a Totten nei commenti che mi ha detto che i video sono scuri, diciamo, perché YouTube rende più scuri i video, e cercherò di mettere più torce, ecco, anche se ho notato che, diciamo, sono io che gioco così con la luminosità bassa. Cercherò comunque di fare i video più chiari. Vediamo un pochettino. Allora, facciamo un pixel e poi se ce la facciamo facciamo anche il pixel di ferro, così almeno possiamo andare a raccogliere l'oro che ci manca. Allora, lascia, poi ci vuole la pala e il piccone. Tac e tac. Adesso, se mi ricordo bene, dovrebbe farsi andrebbe, dovrebbe, ok, così, perfetto, pronto così. E mettiamo a sciogliere del ferro, così almeno quando torniamo abbiamo pronto il ferro per il pixel. Anche se, ah beh, no, va bene così, penso che ne troveremo abbastanza. Andiamo a raccogliere in fretta i minerali, così almeno entriamo in casa, e se in questa puntata riusciremo a fare tutto, magari cominceremo a fare almeno il generatore a carbone. Allora, era, eccolo qua, sì, dicevo dov'era, poi mi sono accorto che c'era il puntino. Intanto il mio cane c'è, cioè, che sbotta, che continua a abbaiare. Ah no, ecco, ok. Ah, dovevamo fare la farm del grano, è vero, è vero, è vero, è vero. Beh, adesso se quando arriviamo a casa mi ricordo, facciamo una mini farm del grano, così almeno. Allora, di là avevamo, no, ci avevamo lasciato qualcosa se non sbaglio. Qui, e se non sbaglio, di texture. Allora, ok, cioè un bug di luce, non di texture. Basta, perché adesso bisogna cominciare a fare i primi macchinari, che non vedo l'ora di farli anch'io. Avendo giocato sempre con la Technic Pack o la Tech-It, diciamo, cioè, i macchinari sono, sì, il funzionamento dei macchinari è simile, ma ci sono molte cose diverse. Come dicevo, che c'è una sola fonte di energia elettrica, quindi oltre alla redstone, quindi non c'è bisogno di diventare scemi attraverso build, craft, industria, craft, tutte le mod, ne basta una sola. E sono curioso anche io di giocare, perché non ho mai giocato con questo modpack. Ho soltanto fatto qualche esperimento in creative che ha portato a dei buoni risultati, e quindi, diciamo, mi sono subito innamorato di questo appunto modpack. Ho ripetuto troppe volte modpack, e niente, e quindi facciamo questa avventura insieme. Andiamo a esplorare l'altra piccola miniruccia. E ecco qua del ferro che ci serve, ecco qui. Ah, e dai, su, voglio andare a fare la farm, voglio andare a fare. Ok, tin. Allora, prendiamo, cos'è? Ah sì, sembra tin, sembrava un'altra texture, sembrava. Allora, qui carbone qua, cosa facciamo? Se ce n'è poco lo raccogliamo tutto quanto. Oh, mamma mia, mio cane, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Adesso lo vado a chiudere nella tazza del water, sicuro. Continua a bagliare, lo chiudo lì, anche se penso che lui sia contento, provo, non lo so. Allora,
Dai, un po' di esperienza ci fa bene. Sembrano che ci sono le pecorelle con tutte queste campane. Su. So che voi non vedete niente, ma è inutile mettere qua delle torce che tanto non ci torneremo più. Basta, tanto non ci vedo più. Non ci vedo neanche io qui, quindi. Voilà. Qua c'è del silver. Voilà. Voilà, ecco lì, nuova parola. Voilà. Oh, madonna. Ragazzi, in quattro puntate siamo andati solo in miniera praticamente. E vabbè, come ripeto, poi penso che nelle prossime puntate saremo più nell'ambito casalingo. Allora, copper che ci serve per i motori. Copper. E poi voglio andare a casa. Basta, c'è più niente. Silver. Devo dire che poi il silver non serve a niente, come al solito. Che è una technique. Non vorrei sparare una cavolata, ma serviva poco, non lo so, Non mi ammazzate, ma serviva poco quanto sembra. Allora. Ecco, mi ero dimenticato un po' di copper qua. Eccolo lì. Ok. E lì c'era del tin. E poi. Oh, madonna, si suoni. Ok, a casa, via diretti, mi sono stufato di stare qua. E poi cancelliamo i waypoints. Si dovrebbe entrare. Vabbè, andiamo in casa. Dobbiamo fare il grano, adesso me lo ricordo, dai, maialino growing. Ma qua non mi corre mai, perché? Ah, come mi suggerisce la regia c'è l'erba. Ma cosa significa? Cosa stai dicendo? L'erba ti fa correre lo stesso. Ah, è mangiare, ecco perché. Ma veleno un po'. Non me ne accorgo, porca vacca. Ecco, adesso posso correre. Non lo sapevo questa cosa, che se eri affamato non potevi correre. Allora. Bisogna togliere un po' di puntini qui. Allora, qua innanzitutto ho messo il puntino nuovo. Allora, ok. Chiamiamo rifugio. E va bene questo colore qui. Poi, se non sbaglio, con M. No, X. No, X è la mappa. C'era un altro M, se non sbaglio, era. Eccolo qui. Con M si può entrare nei waypoints ed eliminare. Ed eliminare quelli che, allora, praticamente devo eliminare rifugio. Allora, rifugio lo voglio eliminare, da esplorare lo voglio eliminare, e oro per il momento lo teniamo. Ok, così almeno facciamo un po' di pulizia sulla mappa, tanto sono avvelenato io qua. Perfetto, il ferro è pronto, tutte e 16 me l'ha fatto. Ok, poi facciamo il piccolo. Cosa fa? Iron tattoo. Vabbè, ecco, vedi, cose nuove. Allora, il piccone di ferro. Ho visto che si può fare anche i pixel di platino, però non sapendo il platino a cosa possa servire in futuro, ho deciso di non farlo, se no potevamo già farlo. Immagino che sia molto più forte del ferro. Allora, altro. Un'ascia e una pala. Voilà. Penso che camperemo sulla Paxel qua. Comunque. Allora, scarichiamo platino, argento. Ok, silver. Bastoncini ce li riportiamo dietro. Le frecce le lasciamo. Ok, abbiamo quello che ci serve. Andiamo a dormire. Senza finestre, tranquilli. Qui entrare un mob da un momento all'altro tranquillamente. Mi è capitato di trovarmi un mob in casa perché non avevo messo le finestre. Dobbiamo fare anche il vetro, qua c'è già della sabbia, quindi siamo già avvantaggiati, ma penso che andremo a prendere da un'altra parte per non rovinare questa spiaggia. Dai, su, andiamo a prendere subito l'oro e poi dobbiamo piantare il grano.
Facciamo una piccola farm magari provvisoria. Wow, adesso si scheggia. Ok, eccolo qui l'oro. Non mi ricordo se dobbiamo... Ah, la redstone dobbiamo prendere, dobbiamo andare a prendere la redstone. Mi stavo dicendo c'era qualche minerale che dovevo prendere, non mi ricordavo cosa. Andiamo. Ta-ta-ra! Correre per queste miniere, per lì, cosa magnifica. Da poi faccio anche male. Ok. Piano, ecco qua, avevo sentito la lava. Bene, bene. Perfetto. Trovate anche del silver. Non so se voi lo vedete, ma c'è abbastanza scuro. Bene, e poi qua magari faremo un'altra piccola minieretta. Vabbè, cerchiamo la grave. La gravel. E raccogliamo questa redstone qua. Vabbè, ce n'è abbastanza. Piazziamo una torcia. Ok. Per il momento possiamo salire su. Vabbè, siamo già a 13 di esperienza, bene. Se troviamo delle vacche, magari facciamo un allevamento, possiamo fare anche delle pelli per fare l'enchanting, per fare le librerie e associarle all'enchanting table. E cominciare a fare anche i primi items incantati. Oh, stavo dicendo è già giorno perché sono abituato a risalire su di notte, invece siamo scesi per 2 secondi. Adesso vediamo dove possiamo piantare. Anzitutto bisogna fare un seme e bisogna fare anche dobbiamo fare anche un'altra cassa, dobbiamo fare eccoli, così almeno non perché siamo un pochino piccoli. Facciamo un secchio e dobbiamo fare anche una zappa. Sento uno scheletro in lontananza. Sto facendo la zappa. E non ho posato la resa. 46, buon bottino. Ma io ho preso soltanto 2 di ferro. Ok, andiamo a prendere anche la sabbia. Raccogliamo prima di tutto l'acqua. Convinto di aver visto un Enderman, invece sono sti cosi qui. Oh no, ho combinato un macello. Aspetta un attimo. Salute. Allora. Ecco, ok, abbiamo aggiustato. Allora, vediamo un po' se la sabbia c'è soltanto qua o anche qua. Dai, sono di nuovo affamato, porca vacca. Stavo andando dritto, non avevo visto il canyon, mi sto buttando giù di sotto. Bene, bene, bene. Bisogna fare un ponte qua comunque, perché non si può. Ma c'è pieno di maiali qua, non me ne raccomando. Una mucca, una mucca. Perfetto, la prima volta che me l'ho chiamata vacca mi è apparsa. Qua possiamo rovinare le sponde, quindi... Ok, sabbia, sabbia. Oh, dai! Ecco. Prese 22, possono anche bastare, andiamo. Quante mucche ci sono qua? Dai, dimmi che ce ne sono 2, così almeno le posso fare accoppiare. Bene, una sola. Complimenti. Vabbè, chi si accontenta gode, dice. Devi accontentare, bella mia. Da solo devi procreare.
poi bisogna andare a prendere. Ah, poi se non sbaglio, in lontananza mi sembra di aver visto la giungla da qualche parte. Oh, di nuovo ci stavo cascando. Cioè, sono passato a pelo, ragazzi, a pelo. Me ne sono accorto dopo. Bene. Allora, poi. Arrivano i suggerimenti dalla regia. La regia che suggerisce. Allora, adesso ci bruciamo innanzitutto sta spada, se la fa bruciare. Brava spada, brucia spada. Mettiamo un po' di carbone, facciamo i vetri. E visto che si sta facendo buio. Sì, si sta facendo buio. Bene, mi italiano è perfetto. Penso che non cambia niente, queste due torce. Quindi le togliamo. Perfetto. E, bisogna piazzare i vetri. E bisogna fare anche il grano. Adesso abbiamo 5 semi. Vediamo se ci fa dormire, già, ma mi sa che è ancora giorno, infatti. Dove la possiamo fare? La possiamo fare qua. Possiamo fare qua, o dietro qua ce n'è spazio, sì, però. La facciamo lì, va? La facciamo, la piccola farm. Allora. Qua doveva venirci un corso da. Anzi, no. Qua zappiamo. Ah, ma se non ci metto l'acqua anch'io. Ok. Voilà. Andiamo a prendere altra acqua. Ragazzi, se non mangio qua è grave la cosa. Mi sa che è un piggy piggy, dobbiamo far fare una brutta fine. È anche a più di un piggy piggy. Tanto lì ho visto che ce n'è abbastanza. Voilà. Allora, prendiamo il grano, un po' di torce e via. Torcia, torcia e torcia. Abbondiamo così almeno siamo belli tranquilli. Sì, adesso ho abbondato troppo qua. Dammi un'altra torcia qui. Ammazziamo due maialini. Così almeno abbiamo a mangiare. Voilà. Spada. Te maialino ti ho visto da un bel po'. Mi sa che fai una brutta fine. Vieni qui da te. Voilà, growing. Ma ce n'è qua allora. Tranne, tutto tranne che mucche. Qua. Bene. Qua vediamo dare un'occhiata, va. Esperienza. Grazie. Ok, dai, 8 carni per il momento forse ci possono bastare. Qua ci mettiamo lo segnalino. Da esplorare. E andiamo a casa. Vedete com'è comodo il puntino? E poi mi sa che quel piccolo rifugio che avevamo prima non ci facciamo più il gallinaio, mi sa che lo buttiamo giù. Allora, andiamo a cucinare la carne. Bene, vetri ce ne abbiamo. C'è i vetri quelli sottili, così almeno ce n'è un po' di più. Allora, mi sembra di aver visto. Cos'è?
Glass pressure plate, addirittura pressure plate di vetro. Bene. Penso che 16 non ce ne bastano, non ce ne bastino, quindi 32. E poi mettiamo un po' più di torce perché è buia sta casa, eh. Per vederla io, figuratevi voi. Legno che cigola. Qua la mojang fa saltare la gigante, eh. Va, sì, salti la gigante. Bene, bene, bene. Non passi ma salti, perfetto. Voilà, abbiamo chiuso casa. Torcia, torcia, torcia. Perfetto. Dobbiamo mettere altre luci. Secondo me dovremmo fare un lampadario. Allora, proviamo a fare un lampadario. Nel frattempo qua mi rubo la mia carne. Ok. Allora qua sono 3 e 3, 6. Disgrazia. Devo tenere due così. Ok. Tanto gli zombie che girano. Non mi rovinate il grano, che... No, non so. Se ne piazzassimo tre qua. Cambia. È un po' più di luce, c'è. Cioè. Va bene così. E facciamo un piccolo lampadario al centro. È questo il centro, allora sicuramente la porta è il centro. No, è troppo basso, non mi piace. Via, togliere subito, immediatamente, sto schifo. Bene, ok, no, va bene così per il momento, dai, perfetto. Allora, niente, come siamo rimasti? Io c'ho dei semi adesso, casualmente, mi potevano servire. Niente ragazzi, allora credo che per questa puntata abbiamo fatto abbastanza, se non molto però abbastanza. E niente, allora poi vediamo un po', volevo fare qualche impiantino, però già ci siamo portati avanti, diciamo, abbiamo trovato anche una mucca, quindi poi magari appena cresce questo grano, questo benedettissimo grano, facciamo anche primo allevamento. E forse credo che 99 su 100... Sto rimandando sempre questa cosa, nella prossima puntata magari potremo fare qualche impiantino, potremo fare. E niente, io vi ringrazio per la visione e vi saluto. Se vi piace il video vi invito a mettere mi piace, e se non vi piace basta non mettere non mi piace, così almeno già dite che non vi piace. Grazie a tutti e ciao a tutti ragazzi.